Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver terminato il liceo artistico, esordisce sul piccolo schermo partecipando come concorrente al gioco di Rete 4 Mamma Non Mamma. Dopo aver lavorato come fotomodella, debutta ufficialmente in televisione nel 1986, partecipando al programma sportivo Milan Inter, in onda su Telenova. Successivamente interpreta un piccolo ruolo nella serie Licia Dolce Licia, con protagonista Cristina D'Avena, per poi prendere parte come valletta al gioco di Rai 2 Conto su di te. Racconti inediti di Emanuela Fogliero. La conduttrice si è raccontata al Corriere della Sera, riportando alcuni episodi legati ad Alberto Castagna, di cui ha preso il posto a Strano Amore. Ero nel camper, poi a fine trasmissione andavamo a cena. Lui era già malato, e una sera a tavola davanti gli altri mi ha detto: l'anno prossimo questo lavoro lo fai tu. Mi sono rotto i coglioni e vado a pescare, ha raccontato la conduttrice. Inoltre, Emanuela ha confermato di aver saputo la notizia della scomparsa di Castagna come tutti, da Paolo Bonolis al Festival di Sanremo. Mi diceva: voglio morire da vivo, era in dialisi ma rubava dal mio piatto. Era affamato di vita. Due punti. Dopo 15 giorni dal taglio cesareo, per l'esattezza, ricordo la truccatrice e la parrucchiera. Mi hanno anche vestito e messo il busto. Un particolare che porta Emanuela Fogliero a parlare anche del fatto che è diventata mamma a 42 anni. Ero in cura per le cisti ovariche. Dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell'età si chiama premium baby, e prima di affezionarmi all'idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza.